Ciao a tutti, vi voglio raccontare una storia. C'era un uomo di nome Toby che aveva una moglie di nome Anna e un figlio di nome Tobia. Toby era una persona davvero giusta, amava Dio, faceva tanto bene, aiutava i poveri e le persone più bisognose. Un giorno Toby, siccome faceva tanto caldo, si addormentò fuori nel suo giardino appoggiato ad un muro. La cacca degli uccelli, dei passerotti, gli cadde negli occhi e divenne cieco per 4 lunghissimi anni. Tutti lo prendevano in giro, lo insultavano e gli dicevano che era diventato cieco perché Dio lo aveva punito per i suoi peccati. In un altro paese più lontano, c'era una ragazza di nome Sara. Anch'ella era sempre insultata perché ogni qualvolta si sposava, lo stesso giorno del matrimonio, il marito gli moriva. Toby a casa sua e Sara a casa sua, entrambi pregano Dio e chiedono di essere liberati da questa situazione molto triste che li faceva soffrire. In quello stesso giorno il Signore ascoltò la preghiera di Toby e di Sara e mandò un angelo di nome Raffaele ad aiutarli. Ma ascoltate la continuazione della storia per capire come andò a finire. La famiglia di Toby era diventata povera perché Toby non lavorava. L'unica a recuperare qualcosa era Anna, sua moglie. E allora Toby chiamò il figlio Tobia e gli chiese di andare in casa del papà di Sara, che tra l'altro era anche suo parente, al quale aveva consegnato tanto tempo fa dei soldi, quindi di chiedergli la restituzione. Ma Tobia dice: "Ma come farò? Non mi riconoscerà, non mi crederà." E allora Toby gli disse: "Non ti preoccupare perché io ho scritto con lui questo pezzo di carta. Ma non andare da solo perché la strada è brutta, il viaggio è difficile, trovati un uomo esperto che ti accompagni." Così Tobia si mise in viaggio e per strada incontrò un uomo di nome Azzaria, ma che in realtà era Raffaele, vi ricordate? L'angelo, e si accordarono di fare insieme il viaggio, naturalmente pagandolo. Andò pure il cane di Tobia. La prima sera si fermarono per riposarsi un po' vicino ad un fiume e Azzaria disse a Tobia: "Prendi questo pesce, aprilo, tira fuori il fiele, che è una cosa molto amara che non si può mangiare, il fegato e il cuore e conservali." E Tobia disse ad Azzaria: "Ma che cosa ne possiamo fare di queste cose?" E Azzaria, in realtà sempre Raffaele l'angelo, gli disse: "Con il cuore e il fegato lo si può bruciare davanti ad una persona che ha dentro di sé uno spirito cattivo e questo scapperà per l'odore. Con il fiele invece lo si può spalmare sugli occhi che hanno, che non vedono più." Vi ricordate chi non vedeva più? Il padre di Tobia. Così si rimettono in viaggio, arrivano a casa di Raguele. Tobia aveva un diritto che era quello di poter sposare una sua parente e così sposò Sara. Ma c'era un problema: tutti i mariti che Sara sposava morivano lo stesso giorno. E allora Azzaria consigliò a Tobia: "Prima di unirti a tua moglie, prega e brucia il cuore e il fegato." Così fecero e Tobia non morì. Marito e moglie rientrarono a casa di Toby ed Anna, accompagnati dall'angelo Raffaele. Arrivati a casa, Tobia raccontò al padre tutto ciò che era successo e gli spalmò il fiele sui suoi occhi. Così ritornò a vedere. Qual è il significato di questa storia? Quando noi siamo amici di Dio, perché facciamo le cose che a Lui piacciono, Dio si prende cura di noi. E
E a ciascuno di noi il Signore ha donato un angelo che noi chiamiamo angelo custode. Qual è il ruolo dell'angelo custode? È quello di proteggerci nei pericoli? È quello di aiutarci a fare le scelte buone e giuste? È quello di stare al nostro fianco? È quello di metterci nel cuore santi e buoni consigli? E allora che cosa possiamo fare noi? Innanzitutto possiamo scegliere di dare un nome al nostro angelo e di chiamarlo sempre, ogni giorno, di non dimenticarci mai che lui è accanto a noi, ci vede e ci protegge. E quindi, se noi ci ricordiamo sempre che questo angelo è accanto a noi, di certo quando saremo tentati di fare qualche cosa non bella, subito ci tiriamo indietro perché il nostro angelo è con noi e ci aiuta e ci vede. Ora, a conclusione di questa storia, ti invito a recitare questa bellissima preghiera al tuo angelo custode. Ciao! Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Angioletto Santo, stammi vicino, dammi la mano che sono piccino. Se tu mi guidi con il tuo sorriso, andremo insieme in paradiso. Angioletto mio, mandato dal buon Gesù, per tutta la notte vegliami tu. Angioletto mio, mandato dal buon Gesù, per tutto il giorno proteggimi tu. Amen.